Benvenuti al mio canale e buongiorno. Benvenuti al mio canale. Oggi voglio fare una pulizia del viso un po' particolare. Voglio fare una pulizia del viso a metà viso per vedere la differenza tra questa parte e questa parte, per farvi capire che la pulizia del viso fa bene alla nostra pelle. E quindi, niente, cominciamo. Ho legato i capelli, prendo la mia e ci metto la schiuma di Clinique. Eccomi, dopo che ho pulito il viso, vado a fare uno scrub per la pelle. Uso il bicarbonato perché io adoro il bicarbonato, economico ma molto efficace per togliere la pelle morta dal viso e prepararlo per il trattamento. Pulisco il viso e vado a bollire dell'acqua nel microonde, ci aggiungo delle gocce di olio essenziali. E con un asciugamano piccolino vado a tamponarlo sul viso, così apro i pori per cominciare a pulirli. Uso la mia spatola magica per togliere tutte le impurità dalla pelle e soprattutto pulire bene i pori, togliere via anche i punti neri. Vado a tamponare un'altra volta perché per usare la spatola il viso deve essere bagnato. Continuo con la pulizia. Dopodiché pulisco bene il viso e vado ad applicare una specie di peeling leggero per la pelle. Questo peeling si può utilizzare anche tutti i giorni, è una marca molto buona e anche economica. Aiuta a togliere via tutta l'impurità rimasta o la pelle morta rimasta sul viso. Pulisco il viso. E vado ad applicare la mia maschera magica, una maschera meravigliosa di Avon a base di Re-Sul o di argilla rosa. E vado a mettere un patch per il contorno occhi. Si asciuga all'incirca per 10 minuti. Appena si asciuga, vado a pulirmi il viso, togliere il patch e pulire il viso dalla maschera. Vado a preparare la mia maschera fantastica, meravigliosa, anti-macchie, anti-invecchiamento, toglie via le piccole rughette, è bellissima, schiarente per la pelle, schiarisce le macchie, toglie via i punti neri. Chiudi i pori. Allora uso il bianco d'uovo e una bustina di caffè assolubile o per un cucchiaino piccolo se avete in scatola grande. Mescolare il bene il tutto e lasciarlo riposare per qualche minuto. Adesso vado ad applicarlo sul viso. L'unica cosa, dovete farlo asciugare e applicarla la seconda volta, almeno da 2 a 3 volte. Questa maschera è fantastica sia per il viso che per le mani, che per i piedi, che per i capelli, perché toglie via le macchie, super idratante. Vado comunque a mettere anche una maschera sul collo. Però comunque la maschera questa qua, l'uovo e il caffè, è fantastica, la dovete provare. Comunque si asciuga all'incirca 15 minuti e dovete sfogliarla all'inizio, bene. Dopodiché la pulite bene. Guardate l'effetto che fa sulla pelle, guardate la differenza, guardate.
lascia la pelle meravigliosa, luminosa, idratata, ti fa un bel effetto lifting. Adesso prendo una patata, la tolgo via la pelle e comincio a tagliarla delle fettine piccole e le vado ad applicare sul viso. Questa tecnica è una tecnica giapponese, è una maschera super idratante che toglie via le macchie, antirughe, va benissimo anche per la pelle sensibile, è super lenitiva. Comunque lasciate queste pezzettine, purtroppo dovete andare a sdraiarvi perché sennò le trovate dappertutto. Comunque io l'ho lasciata lì circa per 10 minuti e l'ho tolta via, guardate come vi lascia la pelle, stupenda. Adesso vado a prendere il gel di bambù, che questo gel va bene sia, come vi ho detto, sia per i capelli che per il viso che per il corpo. Lo vado ad applicare e vado a fare un massaggio con la pietra di giada, un massaggio lifting, leggero, veloce anche. Adesso per completare vado a usare l'olio di argan. Ho esagerato con la quantità. Le vado a spalmare sui capelli. Non succede niente. Vado a fare un piccolo massaggio. Vado a prendere la mia spatola ultrasonic e vado a fare una specie di massaggio, ma nello stesso momento aiuta che mia pelle assorbe l'olio. Bella gente, come vedete il risultato, guardate la differenza tra questa parte e questa parte, è abbastanza evidente, diciamo, è abbastanza evidente che questa parte è più in su, più rimpolpata col massaggio che ha tirato sui sopracciglia. Come vedete il livello, guardate il livello dell'occhio, è abbastanza evidente. A me è piaciuto tantissimo, e soprattutto la maschera che ho fatto all'uovo e l'uovo e il caffè assolubile, che va benissimo sia per le mani che per i piedi, per la pelle, toglie le macchie su tutto il corpo, è fantastica, ma va benissimo anche per i capelli. Comunque bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi sia stata utile. Adesso non mi trucco perché devo fare la seconda parte del viso e spero che vi è piaciuto questo trattamento. Sento proprio un mosso senza trucco. Bella gente, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciatemi un like, un commento e alla prossima, ci vediamo domenica. Bella gente, che passate una bellissima giornata, al prossimo trattamento, ciao belli.